Buonasera, ho cercato di essere puntuale. Buonasera, come state? Spero tutti bene. Buonasera a tutti. Oh, Gabriella, buonasera. Antonella. Licia. Oh, cominciate ad esserci in tanti. Bene, mi fa piacere. Avete mantenuto la promessa. Siete in tanti. Bene, bene, bene. Non so se l'avete visto anche ieri sera, era bellissimo, la trasmissione di ieri sera era proprio affascinante. Cioè, quel medico mi piace da morire, come parla, come si fa a capire, perché è una persona che si fa capire da me, figuriamoci. Roberta, Giovanna, Nancy, Zenzerina, Daniela. Daniela, volevo chiederti, ma la tua mamma è di qua o è di là? Grazie. Ho risposto alla nipotina che va via. Oh. Giovanna. Buonasera a tutti. Non so da voi, ma qui piove. A Pisa piove. Non è freddo stasera, però c'è una grande umidità. Oh, buonasera Simone. Cinzia. Tatiana. Penso sia Tatiana. Io non so leggere quel nome lì. Daniela, non si sente? Ditemi un po' qualcosa, mi avvicino, fatemi sapere se va tutto bene, per favore. Anche a Genova piove, e via. Lucia, Angela, Giovanna, Francesca, bene. Chiara, Manu, Giovanna, poi devo salutare Enrico, poi devo salutare la signora Anna. Ah, oh, bene, si sente bene, mi fa piacere. Allora, avevo chiesto quella domanda alla signora che mi aveva fatto oggi, perché Daniela, signora Daniela. Ah, Daniela, la sua mamma dov'è? Di qua? In questa vita qua o in quella vita di là? Perché subito dopo che te mi hai scritto, ho sentito una voce, un certo Paolo, penso. E ma ha chiesto mamma, mamma, però non ho poi capito perché poi è andato via subito, però non ho capito se la mamma è con lui o se la mamma è di qua e forse ha bisogno che tu gli stia un po' più dietro. Ciao Anna, Emma, Lidiana, Paola. E poi volevo parlare con la signora Anna Maria. Ora, se mi fate le domande voi, poi io devo rispondere alla signora Maria, Anna Maria, ma voglio parlargli un pochino. Buonasera, signora Anna. Roberta, Monica, Grazia.
Giovanna, ora non c'è nessuno per ora. Prima, verso le 7:30, ho sentito una voce, ma è durata pochi minuti. E mi ha detto Paolo, e poi mi ha detto mamma. Però io volevo sapere cos'era questa mamma, Cecilia, Monica, Donatella, Rina, Jessica. Gabriella, no, non ho sentito Silvia. Io le aspetto, eh. A volte mi vengono questi messaggi, però magari non sono per voi o sono per persone che mi sono venute a trovare. Però quando c'è un messaggio poi io lo dico, eh. Gabriella, comunque ti posso assicurare che Silvia starà benissimo. Buonasera, buonasera a tutti. Rina, questa signora Rina è nuova? C'è la signora Anna Maria? Filippo, è difficile che lo dicano il nome di chi dello spirito guida. L'importante è che ti aiuti. Se poi col tempo vorrà dirti lui chi è, però io non lo chiedo mai. Ecco, Paolo, tuo fratello, la mamma dov'è? Allora forse ho capito. Daniela, Paolo voleva dirti che è insieme alla mamma. È durato proprio, mi ha detto proprio 2 o 3 parole e basta, però mi ha fatto capire che è con la mamma, perché mi ha rammentato la mamma, dice Paolo, mamma, mamma. E allora la mamma è con lui. Vai tranquilla. No, no Carmela, proprio non sono capace. Non sono capace a dire una cosa per un'altra. Se viene qualcuno, viene, se non viene nessuno, mi dispiace. Però cerco sempre di dare una parola a tutti. E se non altro, rassicurarvi. Angela, quando c'è un messaggio, io poi questi messaggi non è che li vengano cancellati, eh? Se non rispondo subito, rispondo sempre nel giro di un paio di giorni o tre, sicché se c'è qualcosa, vi avviso subito. Signora Anna, no, non è un messaggio per lei, ma è per la signora Anna Maria che ho visto anche in altri posti e mi ha scritto prima e volevo parlargli perché mi ha detto una cosa che mi ha un po' e allora dopo gli voglio parlare un pochino e voglio che anche voi sentiate perché penso sia una cosa importante per tutti, eh? Non è facile avere dei messaggi così in diretta perché io non ho nessuno strumento. E se parlo con voi e se leggo i messaggi, mi rimane difficile. Qualche volta può succedere che viene qualcuno e mi dice qualche cosa, però in genere questi messaggi mi vengono dati quando sono sola.
quando sono tranquilla. E allora io poi dopo li scrivo. Molti di voi li hanno avuti questi messaggi. E mi farebbe piacere se qualcuno si ricordasse anche di dire sì, l'ho avuto o no, non l'ho avuto. Gabriele, a volte succede che vedo proprio le persone come erano in vita. Riesco a descriverle come erano vestite, come erano pettinate. A volte no, a volte sento solo delle voci nella testa e che mi dicono delle cose e io poi do i messaggi alle persone interessate. E poi prima o poi si trovano sempre le persone, eh? Non è che io vado poi a cercare, no, no, vengono così spontanee, è una cosa per me tutta già programmata, ma non programmata da me, eh. Sarebbe troppo bello. Cos'è un totem? Non lo so cos'è un totem. Non lo so. Una volta, Angela, è venuta una volta Padre Pio. E ti dico anche quando. Quando io, per un certo periodo, per qualche anno, ho avuto un ambulatorio dove esercitavo pranoterapia senza tariffa, assolutamente. E avevo un ambulatorio in un ambulatorio medico e mi portarono un bimbo che aveva dei problemi seri. E io con questo mi era capitato in tanti casi, però di bambini no. E io ho detto, facevo fra me, ma cosa devo fare ora? E nel muro accanto al lettino, si è venuta questa luce fortissima, bianca. La luce l'hanno vista anche la gente che era dentro in ambulatorio con me, però non hanno. Cioè, hanno visto solo questa luce. E invece io ho visto che dentro questa luce c'era Padre Pio e mi ha detto cosa dovevo fare. L'unica volta che è venuto un santo. Io forse non sono all'altezza di avere queste cose qui. Però lì per lì mi sono anche spaventata, perché. Ma poi mi potevo pensare a una cosa così, così grande. Mirva, tutti abbiamo qualcuno vicino, tutti. E vi ho insegnato tante volte. Mettete la mano destra sulla spalla sinistra. Così. Mettete la mano destra così. Quando siete tranquilli, quando siete. E dopo un pochino. Sentite come una carezza sulla mano. Quella carezza è della vostra entità che vi sta vicino, del vostro angelo, chiamato l'entità angelo. Ma vi sono sempre vicino. Oh, mi fa piacere, Giova. Mi fa piacere. Ah, ma io non sono buona. No, no, no. No, no, anch'io ho il mio carattere. Mi piacerebbe essere un po' più paziente. A volte mi scappa la pazienza. Dora, puoi chiamarmi anche in privato, eh? Puoi chiamarmi in privato, non c'è nessun problema. E se mai scrivimi dopo e ti do il numero, eh? E se non sei tanto lontana mi vieni a trovare. Sono stata una quindicina di giorni che non ho potuto ricevere nessuno perché la nipotina è nipotina, insomma, quella grande che era qui fino a poco tempo fa.
è stata chiusa la scuola perché c'erano dei casi di Covid che l'hanno messa in quarantena anche lei. Fortunatamente lei non ha niente, però è dovuta stare ferma. Io allora, per essere tranquilla, la mia coscienza, anche se stiamo accanto ma non insieme, ho preferito non far rischiare nessuno. No, io sono sicura di no, e invece qualcuno mi ha detto che mi ha visto da un'altra parte, quando io ero a casa. Io sono sicura di non essermi mossa. Poi, no, non so. Metti la pazienza, Dunque, siccome correte parecchio con le domande, quelle che non rispondo ora rispondo subito dopo, eh? Allora, voglio sapere se è arrivata la signora Anna Maria. Ciao Donatella, quando torni a trovarmi? Che piacere vederti. Dunque, grazie Francesca, ma non ti credere, ognuno abbiamo il nostro carattere. Dunque, Anna Maria, se ci sei, batti un colpo. Anna Maria, ecco Anna Maria. Dunque, non devi assolutamente aver paura, perché di là c'è una vita bellissima. Allora, io l'ho già raccontata tante volte, però ora stringo un pochino così per chi non mi conosce gli viene detto. Io tanti tanti anni fa ho dovuto subire un intervento che non era poi un intervento vitale, era solo un autotrapianto osseo. Però avevo paura e non funzionava l'anestesia. Un'anestesia, due, tre, non funzionava. Alla fine mi hanno messo la mascherina e con questa mascherina io sono partita. Perché poi non so se ha fatto... E se è entrata in funzione tutta l'anestesia tutta insieme, cosa è successo non lo so. Io mi sono sentita, ero sul lettino che stavano per operarmi, o mi avevano già operato, non me lo ricordo, io non me lo ricordo. A un certo punto mi sono sentita come tirare e sentivo un urlio. E a me non mi piace sentir litigare, per l'amor di Dio. E urlavano, la perdiamo, la perdiamo, la perdiamo. Io ho detto, no, no, non mi piace questo posto. E mi sono ritrovata sopra un armadietto. E vedevo che questi dottori, io mi ricordo i nomi dei dottori, come avevano le cuffiette, come urlavano che la perdevano. Dietro di me ho visto una porta che c'era, non l'avevo mai vista, le maniglie rotonde. Ma io vi parlo che tanti, tanti anni fa, io avevo 28 anni, sicché sono passati tanti, tanti anni, quasi 40. Io ho detto no, no, non mi piace questo posto. Ho aperto questa porta e mi sono trovata in un attimo al buio. Ma è stato un secondo perché io ho fatto un passo in avanti e ho visto da lontano una luce. E mi piaceva questa luce, mi attirava. E a un certo punto ho cominciato a volare, ma volavo a spirale. Ma volavo forte perché io mi sentivo i capelli che volavano tutto intorno, mi piaceva da morire questo. E sono arrivata in cima a questa luce. In cima a questa luce c'era come come posso dire, uno scaldabagno, una cosa tonda che io dovevo scavalcare per andare di là. E ho scavalcato
con una gamba, stavo per scavalcare anche l'altra, invece mi sono sentita tirare. Però sono stata un pochino lì a vedere. Allora, c'era un profumo che non ho sentito da nessun'altra parte. Sono andata in tanti negozi di fioristi, sono andata nelle serre, sono andata da tante parti per sentire questo profumo di questi fiori che non ho più sentito. Poi ero sola, ma sentivo che non ero sola. Sentivo delle presenze, ma non le vedevo, forse perché ci sono stata troppo poco, non lo so. Ma c'era una tranquillità, una pace, un amore in questo posto che io non volevo venire via. Ho provato anche a scalciare perché mi lasciassero sto piede, ma sto piede mi hanno tirato. E mi sono ritrovata, mi sono svegliata il giorno dopo, a letto, molto arrabbiata, perché io non ci stavo bene di là. Sapevo cosa, quando ero di là, io sapevo cosa lasciavo. Lasciavo un marito, lasciavo due bambini, piccini, lasciavo il lavoro, lasciavo tutto. Tutto quello che avevo nella vita di qua, io ero contenta perché lavoravo, però cioè pensavo solo a me e alla mia famiglia e niente altro, non mi importava a me della gente, no, io pensavo ai fatti miei, a star bene io e la mia famiglia e basta, degli altri non me ne importava niente. Quando sono tornata di qua, e mi sono trovata di nuovo in questa vita, io ho cominciato a riflettere su tante cose, forse è meglio la vita di là che la vita di qua. Di là puoi fare tutto uguale, di là è vita, c'è la vita, ma non c'è la cattiveria. Io sono sicura che non c'è la cattiveria. Secondo me non c'è nemmeno l'inferno. Non è inferno. Di là c'è una scala lunga, lunga, perché poi io, dopo questo viaggio, perché io lo chiamo il viaggio, ho cominciato a sentire delle cose, ho cominciato a vedere delle cose, piano piano non è stato tutto insieme. Prima di tutto mi ci è voluto tanto tanto tempo per capire se io ero stata in quel posto o se avevo sognato. Poi dai particolari ho capito che io c'ero stata in quel posto. Io non sapevo niente del paranormale, non era un argomento che non veniva trattato per niente in casa mia. Era una famiglia religiosa, ma fin bigotta. E io dovevo andare, cioè ci avevano abituato che si doveva andare sempre alla messa, perché la messa era un obbligo, perché si dovevano fare tante cose per obbligo. No, secondo me non è un obbligo. Secondo me bisogna andare in chiesa quando uno ne ha voglia, quando uno si sente, perché se uno vuole pregare, se uno lo può fare a casa sua, lo può fare in qualsiasi momento, quando cammina, quando lava, quando stira, quando fa qualsiasi cosa. Non è detto che uno deve farlo per forza. E anche perché io credo nella Chiesa, e qui faccio male anche a dirlo, ma non credo in tutti i sacerdoti. E se chiama Maria, non devi aver paura. Prima di tutto, chi ti ha detto che a te ti rimane poco? Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Abbi fede. E chissà quanti anni vai avanti. Ma non credo
credere a quello che ti dicono i medici, perché i miracoli esistono, sai? E come si esistono? Cerca di essere un po' più ottimista, perché e poi lotta con tutte le forze che hai, perché vivitela la vita, di là c'è lo stesso la vita, di là potrai fare mille cose che di qua non puoi fare, però lotta prima e non aver paura. Di là non c'è niente di brutto, di là non c'è cattiveria. Le persone un po' più che hanno fatto una vita un po' più movimentata, un po' più turbolenta, devono fare una scala e ci metteranno un po' più tempo, poi arrivano tutti a questa scala. E un'altra cosa ti voglio dire, io ti parlo da mamma e da nonna. Quando un figlio va via, io penso sia un dolore pazzesco. E però devi pensare anche che chi va via giovane, giovanissimo, più che giovane è perché è talmente perfetto che il Signore lo vuole accanto a lui. Daniela, prova te con il tuo babbo, metti la mano destra sulla spalla sinistra. Prova, prova, vedrai che lo senti, vedrai che il tuo babbo ti farà una carezza. E se no, provate con la candela. Chi di voi ha fatto la candela? Avete visto che bei risultati che danno? Certo, Cristina, che ci vedano. No, non soffrono perché non sono con noi, soffrono. Solo se noi non riusciamo, non vogliamo accettare il loro viaggio. Perché se noi accettiamo il loro viaggio, loro stanno bene e loro ci proteggono. Un'altra cosa, una volta vi ho parlato della piramide. Questa settimana, l'ho messa sul mio profilo. Non so quanti di voi l'avete vista. E poi se poi a qualcuno interessa posso prendere anche le misure e darvi tutte le misure perché comunque se la vedete è grande perché la mia nipotina che è più grande di me, più alta, è seduta dentro. Sì, che vedete quanto è grande questa piramide. E si sta benissimo. Rilassa in una maniera incredibile. Sì, ti dicevo di mettere la mano così, la mano destra sulla spalla sinistra, perché puoi sentire una carezza. Senti come una carezza sulla mano. Quella carezza è della tua protezione, del tuo angelo. Può essere. Allora, vi dico della candela. Accendete una candela bianca e ve la mettete davanti a voi. Poi questa candela, voi volete parlare con qualcuno in particolare, qualche vostro parente, amico o chi volete. Vi mettete davanti a questa candela e parlate con la candela la dovete accendere. E parlate con la candela. Quando la fiamma si alza, vuol dire che è arrivata un'entità. Finché la candela è piccola, non c'è nessuno. Quando la candela si alza,
Vuol dire che c'è qualcuno. Allora, certo, non dovete fare domande con delle risposte. Le risposte devono essere solo o sì o no, perché la candela non parla con la voce, però parla col movimento. Perché se è sì, la candela si alza ancora, fa la fiamma ancora più lunga. Se sta ferma la candela, vuol dire che la risposta è no. Poi a volte dentro la fiamma, perché non so se accendete una candela, vedete che c'è l'alone bianco e dentro c'è una specie di cuore rovesciato giallo. A volte dentro questo cuore si forma un'immagine, si forma il volto di qualcuno. A me 2 mesi fa, se qualcuno era in diretta, ha visto, dopo tanti anni si è presentato un mio caro amico che non avevo mai avuto la gioia di risentirlo e si è rivelato in diretta qui. È stata una commozione, una cosa bellissima, ma come succede a me, può succedere anche a voi, sicché provate questa cosa, non è un gioco, non dovete prendere queste cose come gioco, perché queste sono cose vere. Roberta, hai provato, si allunga ma non hai visto nulla. Prova ancora, perché non è detto che possa venire sempre, però se si è allungata vuol dire che ci aveva un'entità vicina. E allora, se sei una credente, di una preghiera, perché non fanno mai male. Perché tutti non possono vederlo? Io non sono mica diversa da voi, sono uguale a voi. Riprova, riprova Roberta. Achille, avevi un'entità vicino. No, non abbiate paura, perché le entità non fanno nessun danno, no, non fanno del male a nessuno, ricordatevelo. Oh, che bello, Simona, hai visto? Hai visto? Non hai visto nessuno nella candela, ma hai trovato un cuore. Mi fa piacere, rifallo. Ricordatevi, sempre candele chiare, eh? Anna Maria, ma stanno sicuramente bene e appena possono si faranno o sentire o vedere, ma c'è in tante maniere si possono manifestare. No, Margherita, io non ho poteri. Sono una persona come voi. Che vede anche nell'oltre e basta. Grazie Carmela. Alessandra, trovi tanti cuori, sei una persona molto amata e questo fa piacere. Poi, scusate, bevo un pochino, eh. Sì, nel diavolo ci credo, però non credo. Non credo che poi riesca a fare
qualcosa quando siamo nell'altra dimensione. Io penso che il diavolo ci sia qui, in questa vita qui, ma non nella vita di là. Mi è partito, beh, pazienza. L'entità maligna, è la gente che maligna. È la gente che maligna. E come? Ce ne sono tanti cattivi. Deborah, ma allora vedi che sei una persona speciale. Hai trovato anche una piuma, bellissima. Per chi non era pronto, io penso sì, troverà qualcuno a coglierlo, ci metterà un po' più tempo, ci metterà un po' più tempo per arrivare dove deve andare, perché deve prima capire, però intanto soffrono molto, molto, molto. Se di qua non accettiamo il loro viaggio. Per questo loro soffrono. E allora bisognerebbe pregare un po' di più e pensarli in un posto molto bello, ma sì, uno ha ragione, uno deve anche piangersi, deve sfogare, però. Quando l'ha fatto una volta, si è sfogato forte, poi basta, perché se state male, se piangete, non vanno avanti e soffrono, rimangono fermi in fondo alla scala. Bisogna lasciarli andare, bisogna lasciarli salire questa scala. Achille, dimmelo. Se so rispondere. Ti rispondo volentieri. Vedi Silvia, l'inferno è qua, non è di là. Come si fa a dire che qualcuno non era pronto? Non era pronto perché magari quando c'è un viaggio improvviso per un incidente, per violenza, non sono cose. Se una persona è già malata, uno poi piano piano si rende anche conto, magari non lo dice, ma si rende conto. Però quando è improvviso è diverso. E perché non mette la croce? Intanto, scusa se te lo dico, però se soffri di questa patologia, non sono pericolosi che si possa strozzare questa sorella. Ce l'ho anche io il rosario, eh? Però perché li porta senza croce? È questo che non capisco, però posso capire che una persona malata non capisca delle cose. Perché cade da sola, si spezza in qualche modo. Ma ne porta più di uno alla volta? E poi perché il rosario deve avere la croce?
Debora, tutti abbiamo qualcuno vicino, tutti, tutti, tutti. Ma porca miseria, ma... Grazie mille. Ma certo, Erminia, ma certo, sicuramente il tuo papà. Emiliana, se mi fai domande, domande mediche, no, eh. No, io... Povera tua mamma, chissà come starà male. Può essere sì tuo papà, ma può essere che tu ne abbia anche più di uno di spiriti guida, perché non è detto che sia uno solo. Ce ne può essere più di uno, o ogni tanto possono anche cambiare. Ma vedi, Francesca, sempre le anime più buone vanno via, perché il Signore le vuole vicino a sé. E tuo figlio era un'anima buona. Dunque, la piramide serve per un rilassamento totale. Va posizionata in un certo modo e bisogna entrarci dentro con la cupola proprio nel punto dove uno ha più bisogno. Cioè, se io ho mal di testa, vado e cerco di avere la cupola proprio qui sulla testa. Se però avessi mal di pancia, cerco di andare sotto la piramide dove la cupola mi picchia perpendicolare proprio nel punto dove c'è il problema. Ma più che altro serve per un rilassamento totale. Tiziana, perché era talmente uno spirito evoluto questo figlio che è bastato il dolore della nascita per essere in cima alla scala. In cima, in cima, in cima. Certo, Carla, puoi provare, però farlo con amore. E un'altra cosa. Vedo che siete tutte persone buone. Non scherzate sulle entità. Non chiamatele per avere i numeri al lotto. Non chiamatele per le sciocchezze. Prima di tutto, se vi rispondono in una maniera sbagliata, cioè. Di là non esiste tempo-spazio, di là non esiste le lotterie, di là non esiste, perché mi è capitato più di una volta che qualcuno volesse fare delle sedute per avere i numeri al lotto. No, 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 io queste cose non le faccio. E meno male che fra voi nessuno mai mi ha chiesto una cosa del genere, perché io credo molto nell'aldilà, credo molto in quello che dico perché l'ho provato, però non è un gioco.
Non è un gioco come non è un gioco chi si improvvisa medium. Io ci ho messo tanti anni a capire. Prima a capire me e poi a capire quello che mi veniva detto. Perché io ho avuto dei compiti. Mi hanno chiesto se volevo accettare o no, però dovevo accettare ai loro trattati. E io ho accettato. I primi tempi è stata difficile perché non mi sentivo degna di un compito tanto, tanto grande, perché io sono una persona umana come tutti, che ha fatto tantissimi errori e sono umana. Per avere un regalo così grosso come mi hanno voluto dare, a me mi hanno, soprattutto a me mi hanno guarito, primo, perché io sono stata guarita da un'entità, con la cura di un'entità e non con la medicina, perché avevo un tumore e dopo l'autotrapianto, dopo pochissimo tempo, ne avevo tre. E avrei dovuto fare un autotrapianto molto più pesante e nemmeno in Italia, perché era una cosa un po' più grossa. Io però sono guarita io questa mano mi potrei anche strizzare e l'avevo persa. E facendo tutto quello che mi era stato detto da un'entità, questa entità dopo mi ha voluto premiare e mi ha dato il compito di aiutare come lui aveva aiutato me. E io ho accettato. Io no, però le mie mani riescono a fare tante cose, aiutare tante persone con la pranoterapia. E una mia amica medium mi ha detto che è una pranoterapia teleguidata, perché a me non importa che tu mi dica dove ti fa male. Le mie mani ti passano vicino e vedono dove c'è il problema. Allora, siccome non sono medico, io non ti dico che malattia hai, perché non lo posso sapere, però ti posso aiutare per levare il dolore. Poi magari mi viene detto, quando c'è la persona davanti o anche in video, perché sto curando tantissime persone via computer con l'immagine di una fotografia, ti sono chiuse tante ferite che non si chiudevano. Ho aiutato una persona con la SLA, che è andata avanti per diverso tempo, poi non ce l'ha fatta più, però da come era partita, la cosa è andata avanti molto e si era anche ripreso. Poi purtroppo non ce l'ha fatta, però per un bel periodo aveva ripreso a lavorare e questo era una cosa molto, molto importante, perché lavorava in banca. E io queste cose le faccio solo e esclusivamente per amore. Non ho mai chiesto un soldo a nessuno. E questo mi dà tanta gioia. Mi dà gioia perché
Mi sento che il mio cuore può dare tante cose. Franchina, se non ti ho risposto, scusa, riscrivimi, probabilmente mi sei passata. Perché dopo queste dirette me ne arriva talmente tante di questi messaggi, di queste missive che io cerco di rispondere a tutti, però è difficilissimo. Perché ogni volta che c'è questa diretta mi arrivano decine e decine di domande di amicizia e poi cerco di prenderle tutte. Però mi piace anche vedere le persone, perché tempo fa mi hanno fatto uno scherzo. Io sono una burlettona, però gli scherzi pesanti no, non ho nemmeno l'età io per fare queste. Mi chiedono l'amicizia per sapere di cose e poi mi fanno delle proposte. No, via. No. Sono una nonna. Felice d'essere nonna. Grazie, Sissi. Chiamatemi o scrivetemi. Grazie Lucia. Sì, Margherita, le più volte sì. E capisco anche quando una persona è negativa. A me non importa che nemmeno apra bocca. Io devo guardarla. Basta che la guardi. La guardo in faccia e io capisco subito se è una persona che ha bisogno di aiuto, ma non di aiuto, di un aiuto diverso, via. Grazie, Angela. Doracin, senti, dopo scrivimi, sei amica su Facebook? Chiedimi l'amicizia e te la do subito e poi ci sentiamo, eh? Perché Giovanna non dici così? Non è che te non riesci, può darsi che la persona non voglia ricevere, non dipende da te. Ah, Franchina, auguri, nonna. Io ho una nipotina, una che ha appena fatto 18 anni, una signorina. E una che ne ha quasi sette, che mi ha rovinato, quando è nata, mi ha rovinato l'anniversario di matrimonio, ma proprio quel giorno lì. Bene. Grazie Annalisa, non ti crede. Allora l'avete fatta la candela? L'avete fatta la mano sulla spalla? Sono tutte cose che dovete farle, ma non dovete farle una volta sola. Non scoraggiatevi, non è che alla prima cosa così viene subito. A volte ci vuole tempo. Non dovete essere impazienti. Buonasera, Maria Paola. Bisogna essere. Ci vuole pazienza. Perché di là non hanno fretta. Ci
Ma loro pensano che non l'abbiamo nemmeno noi, invece noi siamo sempre presi dal lavoro, dalle cose da sbrigare, e di là non c'è spazio-tempo, sicché ci vuole tempo. Richiedi la gioietta, stasera si risponde. No, non sono speciale, sono come tutti voi. Mi ha fatto uno scherzo, sì, la mia nipotina. No, ma poi il bello è che questo, il mio anniversario di matrimonio era il 21 di ottobre. Allora, io ho detto, beh, festeggiamo un giorno prima. Perché tante volte non si sa mai se questa bambina volesse nascere, almeno ci siamo avvantaggiati. E avevo fatto solo una cena in casa con i miei figli. Tutto pronto, telefono a mio figlio e mi fa, non ti viene perché la Manuela ha rotto le acque. Ho detto, ma proprio ora, poteva aspettare mezz'ora. Beh, sono andati via e noi abbiamo cenato. Allora, non è nata nemmeno, questo è successo il 20, non è nata neanche il 21, ma è nata il 22. Proprio dispettosa. Ma è un amore. Non sono riuscita a leggere tutto, le leggo dopo, eh. Vedi, Rosanna, questo tuo amico ha avuto un incidente e ci mettono un po' più tempo a capire dove sono andati. Perché succede tutto in un attimo. Invece quando c'è una malattia uno piano piano si prepara. Però quando c'è un incidente sono cose così veloci che uno si trova nell'altra dimensione senza capire come. Sicché ci mette un pochino di più a capire, però sicuramente sta bene. Grazie. Grazie dei fiori. Hai ragione, Achille. Perché, vedi, io ho avuto questo regalo di poter vedere, parlare con questa entità. Prima avevo un gruppo, prima facevo parte di un gruppo, poi questo gruppo si è sciolto perché sono quasi tutti deceduti. E allora l'avevo formato io un gruppo dove si facevano queste sedute. Però, come mi hanno detto a me e come dovrebbe essere per regola, perché tutte le persone che io ho conosciuto, specialmente su questa, su Focus, sono tutte persone serie, perché l'entità non vengono a chiamata a gettone, come si può fare con un jukebox o al telefono, si chiama pronto sei, sei tese. No, le entità vengono da sole. Perché non si possono chiamare. Non tutti possono venire subito, perché avranno dei compiti da fare di là. Perciò diffidate dalle persone che magari con la scrittura, più facile, o con
con la finta trance, perché ne ho viste tante finte trance, vi fanno prima parlare e poi vi danno delle risposte che voi avete già detto, ma in quel momento talmente che siete suggestionati, siete così emozionati, dite le cose senza accorgervene. E poi ve le ridicono e voi credete di aver avuto un messaggio, ma è quello che avevate già detto voi. E come queste medium, che ora fortunatamente non ne ho viste più, però so che ci sono, che fanno la scrittura medianica così. Tante sono vere, eh? Tante persone sono vere, però ce ne sono tante che non sono vere, che vi dicono dei messaggi molto uguali a tutti, prima di tutto, e poi niente di personale. Allora, queste, e si fanno pagare diversi soldi. Allora, siccome questo è un dono, noi l'abbiamo avuto in dono, e in dono va dato. Capite cosa voglio dire? Questi sedicenti maghi, io ne ho visto uno qualche sera fa alla televisione, a Striscia la Notizia, 300.000 euro per levare il malocchio. Ma a questo mondo c'è ancora gente che si fa fregare in questa maniera qui. Come fanno a prendere 300.000 euro? Cioè, dove li trovano? Io non ce l'avrei mai. Per me potrei morire di malocchio, perché dove li trovo io questi soldi? Ma nemmeno 300 euro. Ma dove esiste? Sicché, fate attenzione, perché nel momento della disperazione uno può fare tante cose, però non cascate in questi tranelli. Perché questi sono proprio tranelli per imbrogliare la gente che sta male. Perché chi va da queste persone sta male, ha tanto dolore e non riesce a buttarlo fuori. Sicché, attenzione, e se conoscete gente che va da queste persone, convincetela a non andare più, perché non è. Non va bene né per loro più che altro la presa di giro, ecco, la presa di giro a me è la cosa che non sopporto proprio. Questi, e ne ho conosciuti di queste persone. Che vergogna. Come fanno ad andare a letto e dormire? Beh. Brava Maria Paola, sono contenta. Purtroppo si dicono sia le cose belle che le cose brutte. E quando capita di sentire cose brutte si sta male, perché a volte non si possono dire queste cose brutte. Io l'anno scorso, prima poche settimane prima, del Covid, io avevo avvisato che sarebbe successo qualcosa di molto molto brutto in tutto il mondo, in Italia e in tutto il mondo. Purtroppo è successo. Io spero di messaggi così di non averne più, perché poi come si fanno a divulgare? Come posso io dire una cosa del genere se poi non è vera? Perché io, guardate che tante volte io non ci credo, a quello che vedo. Perché sono sempre un po' San Tommaso. Dico, ma sarà vero? Ma sarà la mia testa? Ma quando poi ho riscontri, allora capisco che era vero. Però non è facile. È brutto dire queste cose.
Daniele e Leonora, poverini. Poverini, meno male che sono insieme. Ma questo ragazzo che sia po possibile che sia impazzito così? Ma come? Per una gelosia si ammazzano le persone. Ma. Silvia, ma la colpa non è dei maghi, è di chi ci va, ma è talmente. Chi ci va è talmente disperato che non si rende conto. Bisognerebbe, se uno sa che uno ha questi problemi, ma perché non aiuta questo amico, questo vicino di casa? Ma perché non aiuta con le parole invece di lasciarlo andare o magari accompagnarlo da questi? Ma anche qui in questo paese, c'è gente che fa queste cose. Ma io non lo so. Io non sono ricca e non lo diventerò mai, ma non me ne importa niente. Non me ne importa niente. Io lo sapevo quando ho smesso di lavorare che sarebbe cambiato tante cose, però a me va bene così. Una piuma. La piuma è un angelo. Avevi un angelo vicino, anzi, forse ce l'hai sempre vicino. Laura, sono contenta per te. Anch'io ne ho trovate diverse. Piume bianche. E anche le farfalle. Anche le farfalle quando. Ora, d'estate le farfalle ci sono, ma d'inverno è difficilissimo. Però se entra una farfalla d'inverno vuol dire che c'è un caro vicino a te. Nell'altra dimensione non c'è né invidia, né cattiveria, né invalidità, non c'è niente di là, stiamo tutti bene. Alessandra, sì, un po' ho paura, però sentendo il dottore ieri sera non bisognerebbe aver paura. E anch'io, come voi, sono molto incerta se farmi vaccinare o no. Ti guarderà. No, Francesca, ce l'ho un cane. Ma non sta abbaiando. Comunque è un cane grosso, ma no, perché è in casa giù della mia figliola, ma non sta abbaiando. Abbaia quando ci sono i cinghiali. E qui ci sono tanti cinghiali, mamma mia. Silvia, la disperazione fa fare tante cose. E Carmela, lo so che si fanno pagare 100 euro, ma anche di più. Ma poi sei sicura che sia un contatto vero? Non per me che non ho mai preso un soldo.
Anna Maria, quelli che uccidono gli assassini non credo che stiano bene, però si devono pentire, perché bada che il Signore perdona tutti, però penso che debbano, prima di tutto, si devono pentire e poi penso che debbano scontare un po' di, diciamo, quarantena, ma è un po' di più. Ma non col diavolo, Però sarà una cosa diversa da chi sale il primo scalino e va su piano piano. Loro non è un inferno, però dovranno prima rendersi conto e chiedere perdono di quello che hanno fatto. Di pentirsi, perché se non si pentono, quella scala non la saliranno mai. Non è un inferno, ma non è nemmeno il paradiso. Filippo, io se ce n'è altri di là non lo so. Io sono stata solo in uno. E ti dico che era bellissimo. Poi, se ce n'è altri, non lo so. Maria, io più che del Covid, ti dico la verità, penso che venga fuori un altro problema. Perché il Covid ormai è quasi, hanno trovato la cura e non è che ora la gente muore di Covid, muore di altre patologie. Ai diabetici, agli asmatici, ai cardiopatici, sono più soggetti a rischio, ma perché hanno meno difese immunitarie. Ora, ha detto quel dottore ieri sera di prendere tante vitamine, di prendere altre cose, però cure omeopatiche. Ma io ho paura che venga fuori un'altra cosa, un altro virus, ma non da quella nazione lì. Io penso venga fuori dall'altra nazione. Perché mi sembra che a me, io credo, mi sembra di aver sentito che ci sia una lotta fra grandi, fra potenti. Allora, speriamo proprio di no, perché se no qui sarebbe proprio un pasticcio. Ma un pasticcio, a parte salutare, ma è un pasticcio per la gente che non sa più come campare. Perché i negozi chiudono, i ristoranti chiudono. La gente non sa più che lavoro fare, non sa più come portare il pane a casa. E qui la roba aumenta tutti i giorni. Da domani aumenta la luce. E la gente no, non sa più come fare a comprare qualcosa da portare a casa. Se non riprende il lavoro, se non riprende l'economia, qui è un pasticcio grosso. Anche l'AIDS
Io non so, ma so che, cioè, ho sentito dire che era calato molto, forse la gente ci sta un pochino più attenta. Francesca, sei asmatica. Se ti dicessi i problemi che ho io, è meglio non parlarne, eh? È meglio non parlarne. Quando è loro è loro, quando il Signore ci vuole, bisogna andare. Io ci sono, mi ha voluto far vedere, il Signore mi ha voluto far vedere l'altra dimensione, perché forse non ero troppo egoista. Allora, sì, te mi capisci. E allora mi ha voluto fare questo regalo di farmi vedere quest'altra dimensione per capire un po' di più. Stefano, scusate, ora è tardi, sarà meglio andare un pochino a riposare e io comincio a rispondere un po' a voi, eh? Piano piano, tutti non ce la faccio, perché sono tantissimi, anche stasera siete proprio tanti, però comincio piano piano a rispondere. Quando non rispondo oggi, rispondo domani. E tutti quelli che mi hanno chiesto l'amicizia, cerco di darla a tutti stasera. Se volete qualcosa in particolare, mettetemi subito, ve lo dico, una fotografia, che con una fotografia riesco a cioè vi visualizzo e posso cercare di aiutarvi. Maria, è meglio non parlare di queste cose, dai, che un po' mi fanno paura. Cerchiamo di star lasciando la mamma, abbracciala forte, forte. Signori, io vi do la buonanotte, vi ringrazio tanto, ringrazio Enrico, ringrazio la signora Anna, ringrazio tutti gli amici di Focus, anche stasera siete stati tanti e tanto ci rivedremo il prossimo mese. È cambiato il giorno, però poi la signora Anna mi dirà, comunque io sono sempre a disposizione, sono sempre qua. Chi mi vuol venire a trovare, mi viene a trovare, mi fa piacere. E buonanotte a tutti. Ciao. E non aver paura.